Oggi è il 12 aprile 2021 e il 31 di marzo sono nati questi quattro simpatici gattini. Allora, questa gatta si chiama Ganesha ed è lei che ha adottato noi, perché si è presentata a agosto dell'anno scorso magra, affamata. Io ho provato a buttarle delle crocche, poverina, l'ho anche spaventata, e poi invece è ritornata e abbiamo fatto amicizia e ha cominciato a scavalcare il davanzale, entrare in casa. È cresciuta, è andata a spasso, si è fatta fidanzato, eccoli il risultato, eh? Ora questi quattro gattini lei li aveva fatti in giro, li aveva nascosti in un punto che era irraggiungibile sia dagli esseri umani che dagli animali. Poi è arrivato un temporale, se li è portati uno per uno in casa. È stata una avventura, poveri micetti. Giova, l'ora rosso sta dormendo, lì se l'è vista brutta, perché è caduto nell'acqua di una pozzanghera poco a fuoco. Non sappiamo ancora se sono maschi o femmine, aspettiamo di vedere un po' meglio. Si sono salvati comunque, fortuna, soccorsi, rianimati, asciugati, e siccome è ben nutrita la mamma riesce ad allattarli. Ecco, la vita continua, per fortuna. Coti coti da nonatmi, adi marisciati, coti coti da nonatmi. Grazie vita, eh? Ciao ciao. Buongiorno, oggi è 13 aprile 2021. Dunque, questi micetti oggi hanno 14 giorni. Cosa sta facendo quel colore rosso? Sta ciucciando. Sì, li abbiamo proprio salvati, perché i neonati, i cuccioletti, il primo mese di vita, i gatti piccoli non riescono a regolare la temperatura, quindi vanno in ipotermia facilmente. Questo micetto rosso in particolare, poverino, è anche caduto nell'acqua in momenti a fuga. Sì, sì, li abbiamo proprio salvati tutti e quattro, perché quella notte faceva freddo, che c'è stato un abbassamento termico nonostante siamo ad aprile, pioveva di rotto e sì, erano destinati a morire di freddo e di acqua. E invece eccoli qua, belli tranquilli. Allora, abbiamo aggiunto qualche copertina fatta in lana, così quando non c'è mamma gatta che mi sta vicino appunto anche per scaldarli, li mettiamo in copertina. Ancora non sappiamo se sono maschio o femmina, non abbiamo ancora neanche deciso un nome. 16 aprile 2021, hanno 17 giorni. Quello rosso probabilmente è un maschio, è uno dei due più scuri, ha un occhio che non è ancora riuscito ad aprirlo, ora aprile 2021, 19 giorni,
mangiano e dormono. Il gattino con l'occhio chiuso ancora non l'ha aperto. Eccoli qua, oggi è il 19 aprile, c'hanno 20 giorni compiuti oggi, infatti sono un po' più vivaci. Ho aperto anche l'altro occhio, uno dei due gemelli. Dai gattini, guardate un po' in camera, dai, su, fatemi un po' vedere che faccini che avete. Qui, questo micio qui, micio, un micio. Andiamo per provare a uscire fuori dalla scatola. È rimasta appesa. Quelli rossi di maschio, infatti, però più balle. È più grosso di tutti. Forse le altre sono femmine. Boh, adesso vediamo. Sarebbero femmine. Questo dove va? Questo qui? Questo qui, e tu, fatti un po' vedere. Niente, sta ciucciando. Sta ciucciando. Niente, infatti la taglia. Non perché è male. Giorni, no, guarda come faccio andare la telecamera, si calmano, prima si stavano agitando, eh? 20 aprile, intervista a mamma gatta. Signora, mi dica, è faticoso allattare, è vero? Guarda come si mette con la pancia a terra sul pavimento per rinfrescare i capezzoli, poverino, perché deve allattare questi quattro qua, guardate sto verso. I gattini sono loro, anche la di buona, la povera miccia. Guardate, allora, due dormono e due sono svegli, bambolate dalla pancia piena che hanno mangiato fino adesso. Cosa ci arriva la mamma gatta? Mamma, cosa dici? Belli che sono i tuoi gattini. Bellissimi.
Oggi, 22 aprile 2021, mamma gatta ha voluto fare uscire dalla scatola i suoi gattini. Mi ha volato in continuazione finché non abbiamo dovuto spostare tutti i mobili e creare uno spazio adatto a che lei li possa portare fuori e allattarli fuori. Anzi, pretendeva addirittura che la seguissero e uscisse fuori, uscissero con lei fuori dalla finestra, solo che c'ha 20 giorni questi piccini. Qua la ragazza viene a decidere se fare la mamma domestica o simpatica.